Lo spirito di Nansen sicuramente è un presagio del futuro Norvegia, nel senso che lui già si impegna per i poveri, per i rifugiati, eccetera, in un periodo nel quale la Norvegia era ancora abbastanza, se non priva di risorse, almeno era una nazione ancora un po' povera. Dopo lo scoperto del petrolio siamo stati ricchi e possiamo portare avanti l'agenda di Nansen con una forza, diciamo, finanziaria che lui doveva cercare altrove, cercando i donatori in vari paesi. Lui l'ha fatto in modo molto bravo, ma noi possiamo impegnarsi e dunque invitare anche altri di impegnarsi nello stesso modo. Ci fornisci il modello di fare delle cose su iniziativa personale, di fare il suo per contrastare il peggioramento del clima, per esempio. Ma c'è la voglia di migliorare, e questa voglia secondo me è una riflessione dello spirito di Nansen. Affrontare Nansen per me è stato un viaggio di scoperta di un personaggio che all'inizio chiaramente avevo incontrato come esploratore polare, e mi aveva sempre affascinato proprio per questa sua capacità e questo suo classico carattere norvegese, molto pacato, tranquillo, capace di valutare le situazioni e di utilizzare tutti gli insegnamenti che veramente la natura dà all'uomo. Nansen in realtà ha scritto questi libri che ai tempi erano sempre destinati alla comunità scientifica degli esploratori, dove si illustravano le scoperte, i dubbi, i percorsi e tutto questo genere di cose. Faccio un esempio: la traversata della Groenlandia. La traversata della Groenlandia è rivoluzionaria perché innanzitutto Nansen ha 26 anni, 27, decide di andare solo con 5 uomini, decide di farlo con gli sci, è la rivoluzione, perché fondamentalmente a livello mondiale nasce lo sci, viene conosciuto come strumento e mezzo di trasporto, e soprattutto decide di farlo tagliandosi i ponti alle spalle. Psicologicamente l'esploratore non può più pensare al massimo torno indietro, no, è finita, tu non puoi tornare sulla costa orientale della Groenlandia. Addirittura per arrivare a queste scogliere e poi salire sulla calotta polare, Nansen ci mette 3 settimane. Sballottato avanti e indietro da ghiaccio, mare in tempesta, eccetera eccetera. Quindi attraverso la Groenlandia cambia obiettivo a un certo punto per arrivare a un altro villaggio Inuit. Quando arrivano è troppo tardi per prendere l'ultima nave che li riporterebbe in Danimarca, allora cosa fa? Trascorre tutto l'inverno a studiare gli Inuit e scriverà un libro sulla storia degli Inuit. Questa è una misura di questo personaggio. Non deve stupire che quindi anni dopo lui, che è già uno scienziato, decide di provare a capire definitivamente se l'Artico è come l'Antartide, un continente che ghiaccia, o se è un mare che ghiaccia e si scioglie, e quindi teorizza l'esistenza di questa corrente polare. In base a questo lui fa costruire la Fram, che vuol dire avanti, che è una piccola nave rispetto di 13 uomini, anche in questo caso a guscio di noce, per farla catturare dai ghiacci. Quindi si era preso del pazzo sia nella spedizione della Groenlandia che teorizzando questa davanti alla Società Geografica Norvegese, ma come catturare dai ghiacci? E così fa. La nave va alla deriva per 2 anni, lui scende dalla nave con un solo compagno, tenta di arrivare al Polo Nord, quando capisce che non lo può fare, sverna in una piccola truna di pietra per mesi, e poi nel 1896, attraverso la terra di Francesco Giuseppe, poi torna in Norvegia come un eroe nazionale, acclamato dal popolo norvegese che, appresa la notizia, lo accoglie su tutta la costa della Norvegia, che è lunghissima. E da qui in avanti lui definisce carattere norvegese, diventerà ambasciatore, primo ambasciatore inglese nel 1900, in Inghilterra nel 1905, quando la Norvegia, sulla spinta di secessionista, si libera dal regno di Svezia senza guerre. E quindi da questo punto in avanti Nansen poi resta uno scienziato, diventa umanitario, prende il Nobel per la pace, restituisce una cittadinanza a 400 ex prigionieri di guerra, 400.000 che venivano detenuti in Russia, e poi muore nel 1930 dopo aver condotto una vita oggettivamente straordinaria.